in altre grandi manifestazioni organizzate dall'associazione, ha deciso di essere con noi, di portare la sua testimonianza. Roberto Saviano. Quando Gustavo chiama si risponde, e quindi sono venuto qui e sono contento nella misura in cui mi andava una veloce riflessione da condividere con voi. Sono contento anche che ci sia il sole e ci sia così tanta partecipazione, perché difendere la Costituzione in realtà significa difendere la democrazia dai capitali criminali, dal potere sempre più forte, sempre meno raccontato e sempre meno prioritario, purtroppo, di poteri che, proprio perché spesso invisibili, proprio perché grigi, riescono a determinare il nostro quotidiano, la nostra condizione, il nostro paese, in maniera facile, perché invisibile, senza spesso ottenere quell'attenzione o quella priorità che dovrebbero avere. Mi spiego meglio. In queste ore il dibattito, per esempio, su come le grandi aziende vengono erose sull'imprenditoria del Nord, per esempio, vengono erose letteralmente dall'alleanza con la liquidità mafiosa. Cioè, quando le banche chiudono crediti, chi credete che dia liquidità alle aziende? Quando il territorio vive una situazione difficilissima di liquidità, chi è che arriva? Loro. Le organizzazioni criminali, che per stessa dichiarazione delle istituzioni italiane sono la prima economia del paese. Eppure in questo momento il dibattito politico ignora totalmente questa priorità e va a mettere mano all'unico strumento che permette di difenderci. La Costituzione italiana e la giurisprudenza antimafia italiana, che è una delle migliori al mondo, forse la migliore al mondo, riesce a essere senza dubbio il più grande schermo e strumento di difesa che si ha da questi poteri. In queste ore ci sono molte cose da chiedere al governo, mi rendo conto, e un po' mi spaventa aver visto nella scelta dei sottosegretari Michigana pubblica amministrazione. È una cosa che un po' spaventa, ma al di là dei profili delle persone, ovviamente, che vi spiego, la pubblica amministrazione è un ruolo fondamentale. Dovrebbero esserci persone inattaccabili, non ricattabili, insomma, quando delle persone hanno dei problemi, problemi difficili che vanno affrontati, mi rendo conto, ma scegliere proprio quel ruolo mi è sembrato una debolezza gigantesca in una fase come questa. Un ricatto. La priorità sembra smarrita. La priorità è, quando si parla di legalità, non semplicemente ristabilire un equilibrio, ma pensare che da questa situazione se ne può uscire aumentando i diritti, non vincolandoli, costruendo nuove possibilità di diritto.
Quando si tratta di mafie, di raccontare di questo immenso meccanismo criminale, si crede che si faccia riferimento a una parte d'Italia soltanto, che si faccia riferimento, come dire, a un'organizzazione che utilizza violenza, sangue, bombe e polvere da sparo. Bene, questo è sempre in minor misura, e sempre in maggior misura si tratta di capitali giganteschi che arrivano, ahimè, a soccorrere l'economia legale. Questo sta avvenendo in queste ore, nel silenzio. Dovrebbe essere la priorità, il dibattito quotidiano di ogni talk show, dovrebbe essere la riflessione continua del governo su questi temi. Qualcuno dirà che non può farlo, qualcuno dirà che si preferisce delegare a figure di esperti. Quello che io sento di dire è che è tardi, ci bisogna muoversi su questi temi, è fondamentale. Capire, per esempio, la quantità di denaro che viene riciclata nel sistema finanziario italiano è immensa. Pensate che mentre il governo americano inserisce tra i pericoli della democrazia americana, inserisce due organizzazioni criminali italiane, quando si è stilato i 10 punti del governo, le 10 priorità, o quando si è iniziato il dibattito, il termine mafia non è neanche stato pronunciato, per esempio. Tutto quello che ha a che fare con il contrasto diventa secondario. Allora, io non so quanto nome, come dire, non capisco perché tutto questo stia avvenendo. Certo, possono esserci interessi, ma c'è anche molta cavalcare come un senso di rivalsa e di odio che in questo momento sta nascendo ovunque e che sta permettendo ai poteri che contano di arrivare. Faccio un esempio: la liquidità in questo momento manca, e la liquidità ce le hanno le organizzazioni. Se è vero quello che viene dichiarato dalle istituzioni italiane stesse, cioè che l'economia mafiosa è la prima economia del paese, parlando di oltre 300 miliardi di euro, se questo è vero, significa che la loro possibilità di liquidità è immensa. E sapete cosa sta accadendo in queste ore? Un meccanismo semplicissimo: quando un'azienda entra in crisi, il primo che si accorge della crisi è il commercialista di quell'azienda. Spesso gli studi, quindi i commercialisti, vengono investiti dal proprietario dell'azienda, piccola, media o grande, della richiesta di aiutare, di avere un progetto, di rivolgersi a degli interlocutori che possono far rinascere quell'azienda. E spesso sono proprio i commercialisti che entrano in contatto con quel mondo criminale che non è che si veste con la coppola e la rubata, è un mondo imprenditoriale grigio che non si capisce più il denaro da dove viene, ma fatto è che interloquiscono con loro. Questa, per esempio, è un'inchiesta Aspide che è stata fatta nel nord, per esempio, che coinvolge il Veneto, la Lombardia, il Trentino, lo dimostra chiaramente. Ebbene, quindi il commercialista si rivolge alle organizzazioni, non è ben consapevole, capisce che un'area grigia va da loro. L'organizzazione, sapete cosa fa? A differenza dell'istituto di credito che ti prende l'azienda, loro cosa fanno? Ti finanziano l'azienda lasciando il proprietario come testa di legno, in realtà lo mettono a stipendio, e quindi quella società diventa loro, ma anche protetta, perché formalmente risulta di un altro. E l'imprenditore quindi preferisce darlo alle organizzazioni piuttosto che alle banche, perché le organizzazioni li lasciano lì, hai la sensazione di non perdere tutto. Questa è l'aberrazione che sta accadendo, nel silenzio. E di storie come queste ce ne sono migliaia, purtroppo. Per non parlare del meccanismo del gioco, al di là del meccanismo della ludopatia, provate a guardare che cosa sta accadendo. Il nostro paese è il secondo paese al mondo per investimenti nel gioco. Si sta generando questo: lo Stato non investe più sulle persone, e le persone quindi non investono più sul proprio talento, ma sul gioco, sulla possibilità che la fortuna le possa prendere e far cambiare vita. Questo sta generando un meccanismo aberrante. Pensate, ci sono diverse inchieste che hanno raccontato, partite dalla Calabria, partite dalla Sicilia,
che hanno raccontato di quanto moltissime sale bingo, ovviamente non tutte, siano gestite direttamente e volute dalle organizzazioni criminali. Sale bingo che hanno sostituito, per esempio, la socialità delle persone. Mi ha impressionato vedere le foto dei seggioloni con bambini in queste sale, no? Perché si va lì con il bambino, vanno le nonne, vanno le babysitter, vanno le famiglie a giocare la fortuna. Io ricordo le parole di Corrado Albaro, un immenso scrittore, anche lui troppo dimenticato. Corrado Albaro dice una cosa fondamentale che mi ha sempre molto toccato e che mi torna in mente spesso quasi come una preghiera. Lui dice che la vera disperazione di un paese arriva quando si crede che vivere onestamente sia inutile. Quando arriva questa sensazione, allora bisogna entrare nella. Ho la sensazione che io parlo da ossessivo, cioè io studio certe dinamiche, certe storie, e quindi guardo il mondo e guardo il mio paese attraverso quella ferita. E ogni volta che quei mondi vedono un paese spaccato, un paese che odia, un paese che non ragiona, un paese che fa parlare la pancia, quei mondi sono contenti, vogliono che ci sia questo, vogliono che ci sia confusione, vogliono che non si tratti di loro, vogliono che le loro questioni siano soltanto relegate a pagine giudiziarie o a cronaca nera, vogliono esattamente tutto questo. Quando parlo di quel mondo non è un mondo separato, ahimè, perché il denaro dove arriva, il loro denaro, non ci è dato saperlo. Mi spiego meglio, pensate, una delle più grandi aziende dolciarie del nord Italia, secondo l'inchiesta della Procura Antimafia di Napoli, è stata presa dal clan Fabrocino, il clan del Vesuviano, e stiamo parlando di un grande marchio. Quindi spesso non ci si accorge nemmeno, se si crede che questi poteri siano relegati al margine, alla suburra, alla piccola lavanderia o al piccolo bar, è un errore madornale. Sono entrati completamente, da molto tempo, questa ovviamente non è una novità, nei grandi meccanismi economici internazionali. L'Italia in questo momento, per esempio, dovrebbe avere la priorità assoluta di chiedere all'Europa una giurisprudenza antimafia condivisa. In Inghilterra non esiste il reato di associazione mafiosa, non esiste in Germania. Io credo che individualmente si possa fare molto, nel senso che non sono capace e non sono mai stato capace di fare politica, nel senso che non riesco ad avere una visione organizzata delle mie analisi in questo senso, e ho sempre delegato molto all'individuo. Voglio dire, ogni persona che decide in questo momento di dedicare tempo a capire, ad approfondire, a condividere, a tavola, a parlarne con i figli, a riflettere, a sbagliare, a percepire qualcosa come è vera, poi a scoprire subito dopo che non lo è, senza paura, ovviamente. Se decidi di capire, decidi anche di passare attraverso diversi momenti di contraddizione, ovviamente. Ecco, chi in questo momento fa questo si sta difendendo. Chi in questo momento pretende che questi argomenti tornino a essere al centro del dibattito nazionale si sta difendendo, sta difendendo la questione. Conoscere, approfondire diventerà fondamentale. Io temo che i prossimi mesi saranno durissimi. Il meccanismo della macchina del fango e tutto l'apparato, diciamo, berlusconiano più feroce, secondo me partirà molto presto, quindi si tornerà a una delegittimazione imperante e si tornerà a una cappa molto molto difficile da gestire sul piano della comunicazione. Quindi ogni singola persona che decide di impegnarsi, io direi di più, al di là del suo pensiero politico, la legalità viene prima di ogni divisione, o dovrebbe essere così. Quindi, voglio dire, la possibilità di approfondire, la possibilità di capire, secondo me sono la vera arma. Spesso le inchieste sono complicate, spesso, faccio un esempio, si è chiusa qualche giorno fa un'inchiesta molto bella, partita da Catanzaro, che raccontava come era facile per le organizzazioni arrivare a vincere gli appalti, per esempio in Abruzzo, piuttosto che a Roma comprare interi palazzi, avvicinando la politica.
avvicinando i gangli dell'imprenditoria vicino ai palazzinari romani. Facilissimo, in tre mosse questa inchiesta ha dimostrato che così è possibile. Sapete questo cosa genera? Genera lo sconforto più totale, cioè pensare ma il mio talento, ma il mio impegno, me posso mettercela tutta, ma dannazione, qui non vado da nessuna parte, vince sempre chi è protetto, o loro con più facilità ce la fanno. Ecco, questo pensiero che è naturale, che credo l'abbiano fatto tutti, tutte le persone che mettono l'anima nel lavoro o nel sogno del proprio lavoro, fanno questo tipo di riflessione e sono ferite quando gli è impossibile contare solo sul proprio talento. Bene, io mi rendo conto che una scelta quasi romantica se non drammatica, continuare a contare sul proprio talento e non pensare di far vincere lo sconforto, perché questi meccanismi vogliono instillare proprio questo, vogliono sussurrare che senza di loro non si va da nessuna parte, vogliono sussurrare che in fondo siamo tutti uguali, che in fondo con il comportamento che è rivolto soltanto a raggiungere un obiettivo, ecco, sia comune a tutti. In ultimo volevo chiudere con una riflessione su Danilo Dolci, che per me, lo faccio spesso quando mi trovo a condividere parole con persone, con i miei lettori, non soltanto. Danilo Dolci, uomo del nord che decide di dedicare la sua vita all'impegno al sud attraverso la creatività sociale, un uomo di grande genio che mi ha dato molto, gli scritti mi hanno dato molto. Forse ricorderete il suo modo di scioperare, no? Se nel nord c'è lavoro, c'era lavoro, si scioperava non andando al lavoro, al sud lui inventa lo sciopero al contrario, cioè si sciopera andando al lavoro e quindi costruisce la possibilità di uno sciopero al contrario attivo. All'epoca lui ristrutturò un'intera strada, motivo per cui fu arrestato, perché la ristrutturò clandestinamente con dei manifestanti che avevano ricevuto zappe, cemento come donazioni, ristrutturarono, questo fu il loro sciopero, una strada. Io spero tra l'altro che il prossimo incontro sia fatto a sud, cioè che sia possibile incontrarci qui con Libertà e Giustizia, magari a Reggio Calabria, in terre dove difendere la Costituzione si fa col corpo, con le epidermide, no? con il sudore, ma davvero nel quotidiano. È importante questo, non pensare di spaccare il paese come termine. In questo momento sta avvenendo, no? Pensate, un omicidio che avviene in Calabria non va in prima pagina, tre omicidi che avvengono a Roma sono un grande scandalo. Tornando a Danilo Dolci scrive un verso meraviglioso che mi aiuta moltissimo, io me lo ripeto anche questo come una sorta di preghiera del mattino. Danilo Dolci scrive un verso che suona così: ciascuno cresce solo se sognato. Non ciascuno cresce se sogna, ognuno di noi cresce se è sognato da qualcuno. Io ho trovato questo verso potente perché immagina la possibilità di trasformare, quindi la realtà del sogno diventa tale se nel tuo sogno c'è un altro, perché stai già facendo diventare il tuo sogno attivo, parte reale. Ecco, io non vorrei che ci togliessero questa possibilità. La possibilità di immaginarci una realtà diversa che non sia sempre soltanto condannata da questo immenso alibi, che so bene non essere solo un alibi, della crisi. Allora, per quanto romantico possa sembrare, questo pensiero di Dolci mi è sembrato potentissimo. Noi riusciamo a crescere se siamo parte del sogno di qualcuno e allo stesso tempo facciamo crescere se nel nostro sogno inseriamo qualcuno. E quindi questo volevo che fosse l'ultimo pensiero da condividere con voi. Ciascuno cresce solo se sognato. Grazie mille.